presentazioni, diciamo così, le presentazioni, perché andremo con una prima parte di presentazione per i tantissimi ospiti dello sport parmigiano, ma non solo, delle squadre importanti che sfileranno qui da noi. Ricordo che ancora sono in vendita, si stanno vendendo i biglietti della lotteria, che poi verrà estratta a fine serata, e lascio adesso la parola a Caterina, perché abbiamo anche un altro ospite particolare, a te la parola. Prima di iniziare a parlare di un'altra ospite particolare, voglio invitarvi ancora una volta a comprare i biglietti della lotteria, che vi ricordo tutto il ricavato sarà destinato alla tutela giovanile di una squadra di numero 20 della calcio. Invito anche con noi Carmen Bautista, giovanissima, che ha vinto il titolo di Miss Mondo, una ragazza felicissima nel 2012. Carmen, lei pure con noi e iniziate a premiare questi grandi biglietti dello sport italiano. Una partita per ricordarvi il primo premio di questa lotteria è un prosciutto di Parma buonissimo, e poi ci saranno tanti altri premi anche a disposizione dalle varie società sportive e ospiti questa sera, quindi ringrazio anche tutte le società che si sono messe a disposizione perché saranno a quella divertimento. Ti lascio la parola e ringraziare molto a tutti. Grazie a tutti per aver ascoltato e vi invito a portare i biglietti con le ragazze dell'Emilia Romagna e la vostra madrina, quindi un applauso a Caro. Questa serata, e poi se c'è anche qualcun altro ovviamente gradito, grazie a Max Motti e a Gilberto Gerani, perché li ho salutati in precedenza e sono pronti qui con noi per la premiazione da parte del Parmacredo Traversero. Un ringraziamento anche loro, sono fra le squadre che hanno offerto i premi per la lotteria, e quelli qua sono Max Motti e Gilberto Gerani. Il premio arrivava dalla nostra madrina Carla, e grazie per la vostra presenza di questa sera, sono tutte le sue benissimo, allora sono De Simoni, che non l'avevo visto tutta, se non veniva anche il Sergio De Simoni, davvero importantissimo, grandissimo giocatore del peso parmigiano e grande esponente del peso parmigiano, con la maglia della nazionale, campione europeo in Olanda, nella zona del lupo dell'Olanda, una grande conquista, secondo titolo europeo consecutivo, ma conquistato in Olanda, ecco qua, Stefano De Simoni, l'erede del grandi giocatori del peso della parmigiano, eccolo qua, con la casacca dell'Italia, ecco qua, numero uno, che c'è da aggiungere che l'Italia ha vinto questo europeo in casa dei campioni del mondo in carica dell'Olanda, quindi è stato particolarmente importante, successo importante per tutto il movimento, e congratulazioni anche a Massimo Papi, perché è stato riconfermato nel Consiglio Federale della Baseball, di cui fa parte da ormai 10 anni, e quindi una rappresentanza parmigiana importante nonostante la riduzione del numero dei consiglieri federali. Quindi grazie a Massimo Poti, a Gilberto Gerani e a, soprattutto anche a Stefano De Simoni. Ecco qua, allora. Una foto di gruppo, ovviamente. Un po' magari in questa occasione. Ecco, e voi lamentatevi su questa proiezione. Grazie mille anche. Prego, Presidente. Vai. Estraiamo un biglietto. Primo biglietto. Attenzione, attenzione. Il numero 37. 37 già.
anno. Numero 37 d'anno. Primo numero estratto di lotteria 37 d'anno. E complimenti davvero, questa è una maglia preziosa, una dei ricordi importanti che ha un valore tutto particolare, proprio perché la nazionale italiana ha il secondo titolo europeo consecutivo contro i campioni del mondo dell'Olanda in Olanda, quindi ecco. E poi abbiamo anche un cappellino, presidente, qua in provincia. Numero 60 azzurro. Guardate, c'è un cappellino del Barbabeco, eccolo qua, o del sì, del Barbabeco, eccolo qua, numero 60 azzurro. Eccolo qua. Eccolo qua. Oh, abbiamo quella femminile adesso. Benissimo. Eccolo qua. Eccolo qua. La consegna del riconoscimento da parte di Stefano De Simoni. Il cappellino del Calipapa Baseball, che è la squadra della nostra città da ormai 36 anni stabilmente, quasi 40 anni stabilmente nella massima divisione del campionato. Ora cambiamo sport, giusto? Adesso chiamiamo tutti noi una squadra storica di Parma, del rugby, di Franciardi, la presidenza Roberto Bernardino Capitano. Buonasera a tutti, abbiamo portato la nostra maglia del Bordo quest'anno e siamo qui per voi, è un piacere sempre essere qua a questa cena, in Parma Spectra, dove sempre ormai ci ha fatto come clienti fissi di questi appuntamenti e ci ha fatto piacere appunto essere qua. Ma grazie a voi per la vostra presenza, che è sempre importante per la raccolta fondi per beneficenza. Intanto vi ringraziamo con un piccolo premio, piccolo, insomma, mica tanto piccolo. E poi procediamo a fare con la nostra scuola del fortunato vincitore che si aggiudicherà a maglietta di Cristiano. Va bene, ha vinto. La foto di tutti insieme. Ah, la foto di tutti, è vero. Ci sta. Non mostrate la maglia. Ok, vado. Sì. Okay. Grazie mille. Allora, il fortunato del signore è 53 bianco. 53 bianco. 53 bianco. Ma dietro le incrociate parlamenti. Eh sì, grande tifosa qua, qua abbiamo pagato il fuoco del calcio, del Parma calcio, ma in questo caso comunque erano tutti incrociati, quindi. Eh sì, se vuoi, è da fuori.